Ragazzi, benvenuti in questo nuovo Let's Play che non so già, lo dico subito, non so se lo porterò tutto, se lo porterò a metà, se lo porterò solo il primo episodio, però vediamo un po' come va. Comunque, stiamo per giocare a Alisa, un gioco stile PS1 che è uscito praticamente da quasi un mesetto. È fatto apposta per somigliare a Resident Evil, per quello l'ho preso, perché sono maniaco di Resident Evil. Un tributo, se vogliamo, a Resident Evil. Ciao Dan! Ciao grandissimo! È un tributo a Resident Evil, quindi non potevo non prenderlo e vediamo un po' com'è. È particolare, ha una grafica PS1, quindi ragazzi, però ha un bello stile, secondo me è carino. Automatica, assolutamente no. Alright, listen up. Tonight, a spy stole important blueprints. And he got away. However, we were able to gather information and tracked him to his last known location. He escaped with the supply train. We will ride a train on the same tracks, dropping you Madonna, off che at every nostalgia station questa grafica, between the sto Sims male. area. Find him and make sure those blueprints don't fall in enemy hands. Got it? Ok, lei dovrebbe essere la nostra protagonista. Credo si chiami Lisa, come il nome del gioco, credo, poi non so. Sì. Alyssa, the next stop is yours. Raga, a me chiamatemi pazzo, però a me la grafica così fa impazzire, non so perché mi piace. Oddio, sono inquietante, però sono una bamba. Uno schiaccianoci sembra. Ciao grandissimo, ciao, grazie mille per il saluto. Ok, quindi noi dobbiamo andare, siamo dei... cosa siamo? Dei soldati? Dei poliziotti. Ma che bello, ma bellissimo. Sto male. Che figa lei come vestita, come fatta, mi piace. Ok. La prossima fiera. Prossima fiera farai questo. Sì, beh, ragazzi, ok, stiamo giocando. Come stile non male, no, è veramente figo. Allora, ok, sono i controlli tank come Resident Evil vecchia, quindi è molto. Allora, la grafica è PS1, però è molto pulita, nel senso non è così tanto pixelata come Resident Evil vecchi. La maniglia è arrugginita, la porta non si muove, perfetto. Andiamo di qua allora. Ma sembra Silent Hill sto posto, c'è una nebbia. Spavento, c'è una nebbia incredibile. Anche nei giochi ti spaventi per i I cornuti. corvi, i pennuti. C'è un tizio. Sì, credo sia. Ah, abbiamo già la pistola, ottima cosa. C'è un tizio, però prima andiamo di qua a vedere cosa c'è. Ma è troppo carino, ragazzi. Rumore di fanghiglia. Vero? Questo camioncino non è stato utilizzato tanto tempo. La natura sta prendendo il sopravvento. Come piace a noi. What is it? Fresh footprints. Someone must have passed here not so long ago. Let's check those Ok. houses further on the road. See if we can find more tracks. Ok. C'è un accento, cos'è, tipo inglese, no? No, francese. È troppo salientino sto posto, è inquietante. Per questa musichetta. Che tra l'altro mi ricorda un po' Fantasmagoria, sta musichettina così. Guarda l'Orbs, hai visto? No. Ma li vedo solo io? Sì. Bene. Bella cosa. You smell that? Yes, burning wood. I don't think this place is really abandoned. Don't you love the smell of burning wood in the morning? Yes, I like it. After all, where there is burning wood, there might be baguette. La baguette. Ok, I francese. get hungry. Mi si apre l'appetito. Piace la baguette. Mi dissocio. Let's Quindi non check è these houses. abbandonato. See if there is someone who lives here. Ok. Cioè, quindi bisogna un attimo vedere. Cioè, noi siamo venuti qua perché qualcuno ha rubato i documenti. E fin qua. Va bene. Ah, sono i respiri dei personaggi. Vedi che fanno tipo Orbs. Che sei fosse Orbs? Ah, non risponde nessuno. Buon appetito. Oh, bussiamo tutte le case. Non risponde Non nessuno. c'è anima viva. Sei sentito veramente sto posto? Aspetta, vediamo prima di qua cosa c'è. Ha un cancello, una chiesa, quella che sembra una chiesa.
Non rispondo a nessuno. Può succedere qualcosa qua. Sì, c'è qualcuno. Oh, hello there. What brings you guys to these parts? Sorry for bothering you, sir. We are looking for a man. He might have passed these parts. Have you seen a person like this? Ah, yes, yes. Very kind fella. He stayed here for a cup of tea and headed for the forest behind my house. Not so long ago. You say he came in for a moment. Can we take a quick look around? It won't take long. Of course, of course. Come in. Ok, ora ci ucciderà questo vecchio. Camina, casetta. Are you the only one? No! Perché sotto? Where are all your neighbors? Everyone went to work in the big cities. Sono andati sopra. Since factory work was in high demand. Non capito, infatti. Invece la guerra fanno sopra, non stability. What about you? Why did you stay here? Oh, I'm already too old for that. Je vois. Even the church is abandoned. Yes, anche exactly. The doors have been shut tight. Cioè, quello lui è l'unico abitante in sto paese. So, fantasma. Come quella signora. Esatto. C'è una signora, ragazzi, in Italia che è veramente così. Just some reading, a bit of writing, or sometimes I go for a walk. Talvolta passeggio nel bosco. D'accordo. I leave you to it then. Thank you for your time. We'll be on our way now. Ah no, io voglio dare un'occhiata alla casa, un attimo. Soltanto una credenza con dei vecchi libri sopra. Che carina però, molto calda. Varie tazze e piatti. Soltanto un forno. Niente di interessante. Questa si apre? Questa porta si apre sul giardino. Di sicuro non c'è niente da vedere. Non puoi saperlo, Alisa. Un camino caldo e accogliente. Ma di sopra posso andare, dite? Sì. Ciao Veronica! Sì, è passato un po' di tempo. Vestiti qualche candela. Sulle piccole fotografie di donne sopra l'armadio. Una donna bionda con un vestito rosso. Vedo un nome scritto sotto. Elise. L'altra donna è vecchia e rugosa. La sua faccia è coperta da un velo nero. Oh, ovunque, ragazzi, cioè, la donna col velo nero c'è sempre. Incredibile. Fa un po' paura. Ok. Quindi mi stai dicendo che ci troveremo una donna col velo nero che ci fa culo. Grazie mille. Insomma, su questo letto sono vecchie quanto il tizio che abita qui. Oddio. Ci saranno anche le save room? Chissà. Con la musichetta. Ma per ora... Vabbè, andiamo nel parco. Nel parco nebbioso. Tanto. Che parco nebbioso. Maledetti corvi. Ragazzi, quanto scommettete? Quanto scommettete? Allora, posso parlare o ci deve esserci spugli che farfugliano? Quanto scommettete che c'è una villa abbandonata dentro il bosco? Guarda, che se così adoro perché dopo Resident Evil 1 style. Guarda, Dio, chi è? It's him. Tutto il brutto. Stop right there. Ma Jerry, andiamo. Jerry, fermati. Vogliamo solo parlare. Oddio, è morto. Ho ingoiato lo stecchino. Ma come? Ecco perché tu si vuole. Sono scappato. Ma mille modi per morire. La chiappo io. A posto. Sei inciampato e ingoiato lo stecchino morto. C'è poliziotto dell'anno comunque, veramente, complimenti. Adesso, l'unica regola degli horror, ovvero non dividersi, è già stata infranta, perfetto. Esatto. Qui andiamo via. Perché ricordiamo che è un horror, ragazzi, se non l'avrei portato questo gioco. Eccolo! Jerry, fermati! Jerry! Ti posso sparare, no? Jerry, ma è un sette nano! Ma così gira, Jerry, fermati! Oddio! Che cosa è successo? È caduto giù. È morto. Perfetto. Gioco finito, ragazzi. Abbiamo finito. L'urlo. C'è una cripta. La vedo un pozzo. C'è una K2. What's going on? Ecco. What kind of monsters?
Ma che schifo sono se... Oddio, aiuto! Combattimento, così. Premi mira per mirare con l'arma mentre mirate. Ok? Madonna, aiuto. Ma sono velocissimi. Ma sono velocissimi. Aiuto. Ma secondo me fanno il culo. Aiuto. Aiuto. Mamma. Non c'ho il coraggio per... No, ciao. Ma cazzo, non so i tasti. Come cazzo si mira? R2. L2. Aia. Ragazzi, ma sono cattivissimi. Porca puttana. Aiuto. Ma non riesco a girare, sono troppo veloci. No, c'è un problema. Sto già morendo, ragazzi, aiuto. No, forse devo mettere la mira automatica perché è veramente un... Ma doveva andare così? Doveva andare così perché effettivamente era troppo OP, ragazzi, cioè... E ora è nel mondo... Un po' d'olio su queste porte. Cazzo, erano tra le esempio tre boss messi insieme. Where am I? Ma come cazzo ci siamo messi? Siamo una bambola. I need to get out of here. Un comodino. C'è un cassetto. Ok. C'è una pistola qui. Devo decisamente prenderla con me. Direi. Una chiave potrebbe servire. C'è anche una nota. Ho soltanto fatto ciò che mi è stato ordinato, ma la pistola è un piccolo regalo dalla mia parte. Benvenuta nella tua nuova dimora. Una villa, quindi ci ho preso. Quindi devo prendere la chiave, item, quindi chiave. Ok, let's go. Ma che bello, è Resident Evil, è lui. Excuse me. Mi sa di sì. No, vabbè, che citazione Resident Evil 1. Palese. Oddio. Oddio Cristo. Oddio. Ha cagato le monete. Bellissimo, ma sono tipo bambole zombie, quindi. Questo è uno di quei mostri. Comunque sembra morto. Bastante. Lo stava mangiando. Una camminata zombie uguale. No, no, è palese. Cioè, quando si è girata così, è la scena identica a Resident Evil 1, uguale. È palesemente un tributo. Ok. Piango. Raga, ma è Villa Spencer, è fottutamente identica sto mare. C'è un rumore brutto. La serratura ha una forma di mano sinistra. Una coppia di Witch. Ah, ti dirò, sembra fatta abbastanza bene comunque, mi piace. Una pittura di un vecchio saggio che scrive un libro mentre tiene un cuore luminoso. Sono gli enigmi. Ma ci sono dei cherubini che lo infastidiscono, oppure lo stanno aiutando? Ok. Cristina la vera! Salve! Ma perché non va... Ma porco, mi devo abituare a quei comandi, ragazzi, perché... Ok, allora... Non cambia, non va più! Devo ricaricare! Aiuto! Ragazzi, ma qua dobbiamo anche tenerci le munizioni, perché l'ho già finita, eh? Questa si apre. Oddio. C'è uno scheletro raccapricciante nella vetrina. Sarà stata in levata. Trovate una scatola di cartucce Bob. Così. Una grande libreria piena di vecchi libri e di utensili di chimica. Ok. Quindi... Hey you. No, don't shoot. I can help you. Who are you? What is this place? My name's Bob and this is your house. La casa delle bambole. Dollhouse? No, really? What's going on? C'era il film. And sì? Why am I wearing this dress? Yes. Well, can't help you with that.
Sto durando lo stile. Se mi porti qualche ruota dentata come questa, potrei scambiartele. Ciao Jimmy! Grazie. Hey, hey, gentile. Don't fool me, puppet. Non imbrogliarmi, burattino. Ruote dentate oppure niente? Che armadio. La musica. È la save room. Trovato una scatola di munizioni Martin. Ma prima Bob, poi Jerry, adesso Martin. Ah, scommetti che è il burattino a salvataggio. Una vetrina piena di ossa e di fossili. Ci sono anche dei vecchi utensili medicali. Ma sembra che manchi qualcosa, c'è una nota. Ho preso in prestito il pulsometro per un momento. Lo riporterò quando avrò finito il mio piccolo esperimento. Dottor Edwin Stone. Sto armadio qua? Possiamo cambiarci d'abito? Questa è Charlotte. No. Take a look inside. Ragazzi, è la cassa. L'armadio è la cassa, sto male. Niente, Resident Evil. C'erano le stanze di salvataggio con la musichetta, come in questo caso. E nella stanza di salvataggio c'era la macchina da scrivere dove potevi salvare. E una scatola dove potevi mettere gli oggetti che trovavi per non ingombrarti l'inventario. Qua la stessa cosa. Ma anche il vestito. Adesso è nuda. Più o meno. Ma sexy, facciamo così, facciamo le video. Pedini, ok. Ah, mettiamoci il vestito. Ma c'ha un senso concreto il vestito oppure è solo così? Cioè, per bellezza. Quindi, lui sarà per salvare sicuramente. Welcome. Ah, no. Sì, save. Ah, ti vende anche i vestiti, vedi? Che figo. Uniforme militare, quello che avevamo prima. Questa è la mia uniforme delle forze armate reali. Mi sento molto più fiduciosa quando la porto. 15% di difesa in più, più ricarica veloce. A noi abbiamo 10 ruote dentate, questa costa 12, quindi possiamo già. Le armi anche. Sciabola. Costa 12, costa 22, possiamo prendere un cacchio. Archibugio. Compatibile con le cartucce Bob. Colpo unico. Quindi è un fucile a po'. Va bene. Cos'è? Oddio. Ah, munizioni. Cartucce Bob. Kit medicale. Beh, il kit medico. Questo lo prenderei. Costa 5. Thank you. Prego. Cioè, il mercante adoro. Thank you. Ah, costa 1 salvare. Porca puttana, non l'avevo visto. Quindi tutto con le ruote dentate si fa salvare, prendere oggetti, di tutto e di più. Va bene. Però, ricarica. E usciamo. Come ho capito, qua c'è qualcosa che manca. Quindi bisogna inserire qualcosa, probabilmente. Ci sono anche dei vecchi utensili medicali, ma sembra che manchi qualcosa. Va bene. Come è chiusa? Ma... qua. Ah, non è la porta giusta, bene, porco tu. Ma qua siamo andati? No. Salvatura è una forma di occhio. Quindi quella va a sinistra. E occhio. Saranno chiavi diverse, penso. Oddio, cos'è quel... cos'era? Ma sta venendo su? Qualcuno di brutto. Quattro zampe. Esatto. Ah, questo è da dove siamo arrivati, va bene. E quindi... questa qua era la forma di mano sinistra, andiamo giù. Dove c'è quel coso? Dio! Sì, vabbè, però mi fai andare in bocca praticamente, non è giù. Dio santo. Scappo tantissimo. La cucina. Il cibo su questo tavolo è fatto di cera? Sembra assolutamente vero. Ah. Ma tu sei scemo! Aiuto! Mi vuole stuprare! Aiuto! Corri! Corri! No! 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 Oddio! Ma cosa ho fatto? Non lo so! Oh no, che verso! Ma piange! Sì, oh mamma! Sì, ma quanto è duro sto qua? Infatti! Volevo, ci volevano 4 proiettili! Questo un po' di più, questo più! Corri! Tira lì il formaggio! Aiuto! Tira lì la cera!
Ma perché lo fai? Puttana, che gancio che mi ha dato! Prima ti ha mancato. Aia! Aiuto! Ciao, Italy! Bene, grazie, tu? Dove paga però questo? Porco due! Che grosso è? Ah sì, però fammeli prendere tutti. Cos'è sto coso? C'è un qualcosa? Cubo lettera? Ci sono delle erbe molto forti qui. Alcune potrebbero essere utilizzate per guarirsi. Resident Evil. Okay. Eeeh! Conviene ucciderle effettivamente perché ti pagano. Quindi. Quello di prima che sa dov'è? Lo sento però. Lo sentiamo. Che è veloce quello di prima. Cacchio, è veloce. Però non saliva le scale, visto? Peccato che non possiamo fermarci a metà scala per spararli. Dove cazzo è andato? Dietro? Ma vaffanculo! Aiuto! Dai, poi abbiamo 4 proiettili, e sto morendo tra l'altro, devo curarmi. Medikit. Oddio, le stelline. Ok. Ma che bastardo, non vieni mica, eh. No. Vuoi che vado là e mi fa la trappola? Che bastardo. Dove è andato? Dai, però sei stronzo, eh. Eccolo. Si è buggato nell'angolo. Sei mio! E te ne vai. Sì, ma non lo vedo. Sta qua. Oh. 3 colpi, dai. Infatti paga poco. Però è veloce e può essere un bel pallone di dietro. Questa porta non si apre. Sembra che sia bloccata da una decorazione metallica a forma di radice. Che potrebbe creare una tale cosa. Non sembra fatta dalla mano di un uomo, ma... Chiusa, statua decorata col simbolo di un albero. Ok, vedo se qua c'è qualcosa. C'è niente. Qui? Dio Cristo. Sì, però non c'ho più... Inquietantissime però, eh. No, un colpo non mi va. Oh, porca. Beh, vabbè, però quanta gente c'è qua? Fammi tornare sopra, va. Prendiamo un po' di munizioni. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Oh, 36, ora sì che ragioniamo. Arrivo, Ah, non è qua. Sbaglio sempre porta, è inutile. Di qua. Ma per ora, le chiavi, cioè sono tutte chiuse a chiave, quelle rimanenti, quindi... Le chiavi sono tutte chiuse a chiave. Ho detto le chiavi sono chiuse a chiave. Le porte che rimangono sono tutte chiuse a chiave. Adesso siamo andati, c'è il ciccione. Di qua c'è la stanza... Vabbè, a sto punto niente di più. Spavento. Si può che mi spavento da solo? Ok. Whee! Ok, una sala da pranzo. Sembra. Da te. Sì. Sì, sì, sì. L'ho detto. Vecchio vasellare e posaterie d'argento. Posaterie. Mai sentito il termine posaterie? Di solito posate. È. Posate. Posate. Argenteria. Argenteria, la posaterie, mai sentito. Porta a sinistra o porta a destra? Destra. Vai. Sì, infatti. Posate. Ragazzi. Posaterie. Mai sentito, ho sempre sentito, esatto, boh. Comunque ci stiamo già perdendo qua, io lo dico. Oh, madonna, Dio. Dove andiamo, nei meandri oscuri? Che è quella a fare per terra? È acqua. Ah, ma no, quella verde. È vero. Una bottiglia di vetro strana galleggia sull'acqua. Nell'acqua. C'è un pezzo di carta dentro che dice... Perché hai trasformato la terra in acqua? C'eri rinchiusi nel buio? Sì, la traduzione è un po' strana, sarà quello. Non è più importante ormai. Siamo vetro adesso e le acque sono la nostra dimora. Ve ne preghiamo, qualcuno, portateci verso gli oceani infiniti, lasciateci nuotare per sempre.
Sono pozzanghere. Di qua sarà tutto allagato da qua in poi. E credo e penso purtroppo che ci siano delle creature. Meno male. Va bene così. Va bene così. Perché secondo me c'erano bambole galleggianti qua. Gonfiabili. Gonfiabili. È vero. Gonfiabili. Bambole galleggianti. Ma sta bene oggi, ragazzi. Amico. Andiamo a sinistra. È aperta anche questa. Ah, è uguale, solo che è al contrario. Perché le bambole gonfiabili di solito sono quelle bambole. Sì, quelle bambole particolari. Quindi. E lei è una bambola. In questo caso ha senso. In questo caso ha senso. Cos'è quel coso? Ah, sono munizioni. No. Non proprio. Scatola di munizioni Martin. Quindi le munizioni Martin sono per la pistola. Allora, di qua c'è una porta, però si può andare anche di sopra. Porta o di sopra? Porta. Porta. Sarà chiuso. Forma di occhio, no. C'è la seconda, con forma di occhio. Ma mi sta piacendo, non so te, ma è carino, eh. Bello. Oddio. Oddio santo. Ma è uno normale? Non credo, sai. È un po'... Sì. Rigido. Qua il gioco vuole che noi andiamo a controllare. E non lo faremo. Ecco. Andiamo. Ce ne sbattiamo altamente la ciolla. Cos'è, oddio? La statua. Musica di la musica di Halloween. Vabbè, non l'ho ricollegata ad Halloween. C'è un cubo lettera e un altro. La nota dice: abbiamo rinchiuso Edmiston. È andato troppo lontano. Troppi pazienti sono morti a causa delle sue esperienze insensate. Il peggio che ha detto che era fun, cioè divertente. Ah, il film, ok. Adesso può morire qui, da solo, nella sua casa del fan. Sai che sto cercando, sto... Oddio. Sto veramente pensando che c'è qualcuno che ha creato... Cioè, le bambole non sono bambole reali, ma sono persone che una volta erano persone... Creato, sì, come quel film. Esatto, è vero. Una roba simile. C'è un buco a forma rotonda, di forma rotonda, alla base di questa statua. Qualcosa potrebbe entrarci. E di rotondo non abbiamo niente, giusto? E dico, c'è nessuno, che cazzo era? C'è nessuno. Era un fantasma. Poi ricompare. Ma c'è anche un corridoio di qua. Corridoio o porta grande? Faccio decidere lei. Porta grande non è chiusa. Questa qua? No. Ah, porta grande. Oddio. Un ascensore. Un ascensore? Che porta su dove sei stato. Però magari porta dentro. O porta giù. Porta giù. Andiamo qua, andiamo in un altro posto. E guarda, si può andare, perché magari serve la pietra a forma di... Eh no. Ha visto? Ah, non va, ok. Questo ingegno non vuole funzionare. Ma che ingegno sarà? Allora, corridoio. Sì, ragazzi, la traduzione è fatta un po' col buco del culo, però... Se c'è la scacchi giochi tu, perché non so giocare a scacchi. Ma oddio, mia, cosa c'ha lì dentro? Sta roba è salentina. Fuffi. Fuffi. La porta è barricata con delle catene e un catenaccio. Questo non mi sembra essere un catenaccio normale. Qualche cosa potrebbe essere inserito qui. C'è una placca di metallo qui sopra che dice verso la casa del... Manca l'ultima parola. Mi chiedo cosa hanno rinchiuso qui. Forse un modo di uscire da qui? Devo aprirla per scoprirlo. Che cazzo ci mettiamo? C'è una sorta di puzzle perfetto di legno attaccato a questo pilastro. Vabbè. Pilastro. Una piccola maniglia incastrata. Sembra una chiave. Vuoi provare a? Oddio, queste cose le odio. Cioè, in realtà no. Quelle qua mi stavi tu. Guarda. Ecco, il puzzle sei tu da vedere. Oddio. 2000 years later. Ruotali, prova a ruotarli tutti finché non... No, quello là no. Finché non ti serve quello che... Finché non hai... A me serve adesso quello lì. Manda su quello orizzontale. Eccolo! È giusto! Affanculo! Grande! La chiave, quella... Mano, c'è la mano! Tu! Poi di... Adesso mi sono meritato il premio. È la vena al cacao. Pubblicizzi.
il prodotto. Bevete anche voi la vena al cacao. Compratela anche voi. Beh, abbiamo la chiave a forma di mano. La cosa a forma di mano è la di sopra, vero? Sì, nel... Nella balconata. È mano, no? Il pugno. Quella è una mano. Oh. Vedi che è la mano destra questa. Ah, sì. Ok. È aperta! Un cubo. Un altro cubo. Dove va sti cubi maledetti? Il dipinto di un bambino con un cane. C'è un set di trucco completo su questa tavola. Questa deve essere la stanza di una donna. Vabbè. E scriccola tutto. Ok. Un chest, perfetto. Quindi? Ah. Sono abbastanza pallida. Devo premere, devo pigliare il tasto. Non mi piacciono questi schicchi lì. Non devo andare in bagno per il momento. Non devo andare in bagno. Ma che figo? Ma il gabinetto? Sì. Che bidet. È il bidet. Il bidet è... Sembra un bidet. È vero, sembra un bidet. Perché non c'è la tavoletta. Il buco, vabbè, sì. Ma che c'è il riflesso di lei sullo specchio? Ma che dettaglio? Un bidet un po'... La maschera è pulita, ma sembra un po' bagnata. Però pulita. Quello è qualcosa? Si era fatto qualcuno alla doccia di recente. Questo guardaroba è pieno di lenzuola e asciugamano puliti. Passata bene da mettere a posto. Si potrebbe utilizzare come bende. Andando alle pulizie. Esatto. C'è niente in sto bagno. Può entrare uno specchio, però. Niente. Un cacchio. Questa stanza l'abbiamo aperta solo per il cubo. Poche parole. Un calzino, bordello per un cubo di merda che insomma anche devo posizionarlo per trovare. Ancora no. Quante munizioni? 31. Le munizioni sono abbastanza messi bene. Le cure ce l'hai? Le cure no. Infatti mi sa che me ne prendo una. Tutti uccidono. Welcome. Anche il vestito secondo me non è male, sì. Però costa 12. Okay, no. Thank you. Però li finisce anche lui, eh. Ne ha uno poi, cioè, nel senso, non è che ce ne infiniti ste robe. Vabbè, tanto se ti servono le devi prendere. Thank you. Thank you. Salviamo anche. A posto. Sarà meglio. Sarà meglio. La spada quanto costava? Vogliamo? Perché in caso finisce le munizioni, la spada. Bello. No, 22 era 12. Lanzarola, per poco. Oh, niente, sbaglio sempre porta, ragazzi, è incredibile, non ce la posso fare. Aspetta però, perché c'era un'altra porta con la mano sinistra o era l'unica quella lì? No, c'erano due occhi. Due occhi. Mappa. Ah. La mappa è utile. Non di questa zona, però. Non di questa zona, no. È un buco. Infatti. Quindi le porte chiuse sono rosse. Lì serve l'occhio. C'è una porta chiusa di qua. Ah, ok. Ah, ok. Appunto, qua. Che cazzo ci deve... Cosa ci va a mettere qua dentro? C'è una placca di metallo. Questo dice verso la casa del... Ma che dobbiamo mettere i cubi qua dentro? Penso che te lo dica se li... Due. Ah, del a casa del una parola di tre lettere. Bene, a casa del fan. No, fan. Brava. Ma posso scambiare? Oh no, ma scusami, sì, dai, poi sì, cavolo. Ok. Questi cubi a cosa servono? Abbiamo trovato. C'è il boss qua dietro. Dio porco! Porco schifo, cos'è? Anch'io. Cos'è? Delle braccia massacrate. No, ok. Dio, una bella brutta. Cucite. Schifo. Una cella. Sono celle.
Sì, delle bambole rotte dietro le barre, delle sbarre di ferro. Ah, sono entrato dentro. Buio. Ecco. A vedere. Ok, munizioni. Dei giocattoli in legno giganteschi chiusi qui. Sono chiusi qui. Ombre inquietanti. Nell'oscurità. Hai fatto una faccia bellissima, t'ho visto da lì. Un serpente di legno massivo dietro queste barre. Madonna, ragazzi, però sta tutto di merda. Sembra una porta, ma non si muove. Ovviamente. Ok, non c'era niente da mettere dentro, quindi. Infilaci la testa. Sì, sicuramente finirai bene. Madonna, sto rumore, aiuto. È qualcosa di brutto comunque, Quella? L'hai provato? oddio, l'afferrano quella? Attento. Aiuto! Di qua c'è una via. Ok, Ah, sta roba che fa così. Devi venire di qua. allora, prospettiva un casino. Adesso! 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 Ok. Adesso! Ma che è? Cos'è? Cos'è? Cosa sono quei cosi? È Olaf! È Olaf! Sei matto! Ma potremmo uccidere quei cosi lì? Magari è tuo amico. Sicuro. Non ho dubbi però riguardo. Jerry! La faccia di Jerry! Porco schifo! Schifo! Aiuto! Fatto? Aiuto! Ma che sta? Sì, va bene, bella. Shining! Carica, porco schifo! Madonna! Ma che era? Non lo so, ma è bruttissimo. Ita. Muoviti! Deve ricaricare, mi fa. Ma ti stanno ammazzando! Vai! Oh. No, sei morto tu! Sì. Cavolo! Aspetta, prepariamoci di più però. Avevamo detto! Allora, io due cure me ne farei, sinceramente. Detta così proprio volgarmente. Oh, niente. Ragazzi, sta porta qua è un incubo. Cioè, ogni volta sono convinto che è l'uscita. Invece non è l'uscita. Allora. Sono ricaduto sempre. Invece non è l'uscita, è questo il bello. Che sono? Che sono? Non ho visto, porco due. Ma dimmelo, ma che cazzo? Para. Devo caricare. Dai! Spara, spara! Oh, tutte le rotelle! Dammi le rotelle! Ok. Sì, però devi rotare il cazzo, non si vede niente. Ok, fin qua. Ma è figo il gioco, eh! Tanta roba. È un seguito spirituale esentivo, diciamo. No, aiuto! Sono Ha attaccata! fatto un errore! Contro il muro si è sparato!
si è spaccato tutto il muro. Cavolo. Per quello. Perché quello? Vale. Oh, allora ti fa ammazzare da quelli lì. Ah, vedi, oddio, voleva dire. Ah, oddio, ok. Le hai prese le rotelle di quegli altri grossi? Sì. Bravo. Siamo a 25, ma dopo mi prendo. Ricco, sei. Prendo il fucile. Dopo. Qua c'è un boss. Ma va, non ti servirebbe il fucile. Torniamo indietro. Puoi salvare? Sì, così salvi. Giusto, hai ragione anche tu. Vai, vai. Corri! Thank you! Sì. Salvo. Thank you. Prego. Ma c'è un boss? Davvero? Oh, arriverà via in giro. Arriverà, purtroppo. Ecco. E comunque sei preparato. Più o meno. Abbiamo visto la bambola. Munizioni. Lì c'è un biglietto. Dove? Ah, sì, hai ragione. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere, chi sarà? C'è un memo. Un memo. Dice, è vero che uno dei ragazzi che ha trasformato il dito di Dio si è bruciato le mani sopra? Si dice che sembravano due pezzi di carbone dopo. Voglio solo sapere se le voci dicono la verità. Ok. Che poesia. C'è un silenzio qua. Uh-huh. Un busto di pietra. L'etichetta dice, Isabella Flora, esperta di biologia. Io me ne vado. Un busto di pietra, l'etichetta dice Hermann Heinrich Hahn, maestro della psicologia. Un busto di pietra dice Simon Celsius, professore di astronomia. Casa Hogwarts. E niente, qua per ora mi sa che non possiamo far nulla. Va bene, è un'altra stanza. Adesso da poi, vai lascia qualcuno. È vero. Adesso siamo arrivati da là. Quindi possiamo andare giù, perché vuoi vedere che arriva ospite d'onore. Balliamo. È una porta. Oh, eh sì. È un'infermeria. Che schifo. L'armadio è pieno di medicine. Un torso di bambola in legno con gli ingranaggi e una manuale sul tavolo. Sembra un congegno smontato. Mi chiedo cosa fa se lo rimonto. Ecco. Cosa? Oh, magari ti fa da coso. L'aiutante? Sì. Magari. Allora, aia. Allora. No, questo è sbagliato. Le due potrebbero starci. Sarà giusto così. Magari è giusto, sì. No, quella non ci arriva. Allora devi invertire. Quella, prova lì, sì. Quella là. Ok, è così. No, sì, ci arriva quella piccola, sì. Prova. Devi usare la... La chiave! Ho vomitato una chiave. L'occhio? No, cos'è? No, un cuore, che pure. Gabbia. Chiave gabbia. Ma hai trovato una porta della porta. Appunto. E vabbè, la troverai adesso. A meno che non sia l'ascensore, eh? Era una gabbia, sembrava. Potrebbe essere. Però non diceva che ti serviva una chiave. Ma infatti. Questo è vero. Un lavandino di porcellana molto pulito. Mi fa ridere che vede che sono pulite. Sì, esatto. Sarà una maniaca della pulizia. Dice... Abbiamo ricevuto un'altra lettera dal maniero delle onde. Non ci possiamo fermare più adesso. Gli esperimenti non saranno serviti a niente, se no. Siamo troppo vicini alla risposta. Barbara. D'Urso. Barbara. Un semplice letto con una cornice in metallo. Meglio non dormire qui. No. Quindi abbiamo trovato la chiave, direi che... Lo stesso medico di ferro, medicale di ferro. Cioè, anche qua. Guarda tutto. Spuccio tutto. C'era un attrezzo medico che serviva là sotto il corpo. Sì, ah, è vero, potrebbe essere qua. Oh! Nascostissimo era! Esplola. Ne abbiamo tre, di kit medici. Mi sembra, vediamo.
Sì. Kit Mary ci ha messi molto bene. Non credo ci sia nient'altro. Basta, hai visto tutto. Hai un altro? Mi sembra. Sono tre porte comunque. Oh. Tutto aperto. Guardia. Oh. Cosa? Dai. Di cartucce. Oh, munizione del fucile. Buono. Oddio. Non mi spunto qualcosa, guarda. Non c'è una torcia, qualcosa. Porco schifo! Che cazzo è un lettino sto coso? Aiuto! Urli! Stavo toccando un colpo! Non è fatto male, allora devi lettere. Spari sempre quando ce l'hai a un mezzo metro. Fa male cane sto qua! Sparali! Ho sparato! Cavolo, era laggiù, spara! No, aspetta che ti arriva qua. Ma è arte, infatti! Oh. Aiuto! Niente, andavano così avanti tutto il giorno. Non mi fermo più, raga, aiuto. Mamma mia. Come fai? Corri dalle tende, dalle tende. Non lo so, boh. Girati. Sparali. Non lo prendo. Ah, vai. Oh, mamma mia. Mamma le voglia questa. Ottima tattica. Girare su se stessi finché non si stanca. C'è qualcosa? Ok, munizioni per pistola. E qui c'è un tavolino. Un piccolo armadietto blu con delle pecore dipinte sopra. Sembra chiuso in un pad numerico da 4 numeri. E dove li abbiamo visti? No, infatti non abbiamo la minima idea. No, non c'era niente che diceva numeri romani. No, infatti. Eccola! Olle! Olle! Se la vi... Oddio Cristo! Se quello di prima ti sembra complicato. Ma posso spingerle? Sì. Da spingere per arrivare in fondo. Al cubo gigante! Ma queste qua non posso spingerle però. Eh no, solo le gambe secondo me. Ma posso salirci sopra? No. Tirala. Ah, giusto. Vai, 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 vai. Sì, ma quella la devi spostare in là. Ah, sì. Allora. Allora. Siamo un treno. Sì, è vero. Cosa fai? Vai. Un po' di ordine. Infatti volevo metterla in ordine, aspetta. E che bello che devi far uscire quella poi, quindi esatto. Ti conveniva buttarla ancora più là, sai, quella là. Ma così è impossibile, scusa, non lo so. Pausa. No, vai, vai. Cosa fa? Tira. Allora spingila, devi spingerla laggiù. Cosa? Perché la tiri? Vai là. Vedi che è chiusa là incanto. Ah, in fondo, giusto. Sì. E quella... Quella lì mi sa che la devi spingere. Aspetta, tu devi arrivare là. Spingi. Giusto. Poi entri, la spingi e la fai andare di qua. Però là dentro c'è qualcosa. In quella. Ecco, sì. Tirala così. Basta. Oh, porca era. Ecco di riporto. Ah, vai via, vai via, vai via. Bastardo. Là dentro cosa c'è? Ma posso ucciderlo? No, va bene. Anche di là c'è qualcos'altro, eh? Ora rimetti là a posto, vedi. Munizioni. Martin, ha cambiato nome. No, Martin è. Martin è quello per pistola, Bob sono quelli per fucile. Ah, ok. E quindi questa posso fare così. Sì, ma rimetti a posto quella, fidati che poi fai casino e ti blocchi. Via, via, via. Vabbè, ci passi, quindi chissà. Sì, infatti. E questo il problema è questa, però. Spingi. No, la metto di là anche quello. E non ci passa, mi sa, adesso. Come fa? Ah, la T... vedi, dovevi buttarla più in qua. Aspetta. Facciamo così. Quella ti conviene tirarla laggiù. Sì, ma poi non passi dopo, forse. Vabbè, intanto... Vabbè. Prendiamo l'oggetto. Questa la metto qua in fondo. Sì. Così non rompo più le palle.
pista, faccio così. Ma ora chi se ne frega, vai a prendere le cose. È la porta. Poi voglio uccidere quel bastardo là dentro. Magari ti dà le ruote. Appunto. Insomma, non hai posto per muoverti, per sparare da lontano. Oddio. Camminava pure. Aveva le gambe pure. Ok, andiamo in questa porta. Arriva, aiuto, aiuto, ma di nuovo, girati! Siamo sto qua, porco. Aspetta, sono pronto. Ah. Ok. Non sono pronto. Sono pronto psicologicamente. Un'altra porta. Che stanza accogliente. Più o meno. E di nuovo. Abbiamo capito, tesoro, che sei valida, basta. Prendi un po' di sole. Ho trovato un cappello verde. Ma lo dovrei mettere qui da qualche parte. E sono quattro. Nella porta numero due c'è? Un camino. Ah, ancora un armadio. Così puoi salvare, No, se non c'è il pazzo. Non è vero. Un condotto di ascensore alimentare. Un condotto di ascensore alimentare. Un ascensore. Vabbè, per tutto merda. Vabbè, un condotto comunque, capito? Fa troppo caldo qui. E questa deve essere la ragione. Vabbè, di solito. Che stanza. Cos'è un night? Sì, va. Oh, oh, che brutto questo coso, aiuto! Spara lì! Ah, cazzo! Mi sa che... Madonna! Madonna, però, che incubo! Di nuovo! Spara! Oddio! Mamma mia! Raga, comunque i mostri sono veramente fighi, Fa caldo, andiamo in giro un po' nudi. Ma sì. Fa caldo qua dentro. Perfetto. Una nota sporca di vino. Di notte sento qualcosa che strisce dietro i muri, molto più grosso di un topo. Esatto. Può essere uno dei pazienti spariti? Bello. Hanno tutti toccato la pietra. Sono tutti. Nessuno è sopravvissuto al trattamento. Hai capito? Nessuno è sopravvissuto al trattamento? Esatto. Perché li ha fatti diventare delle bambole? Non si può vedere nuda però. Ma no, vestita. Poi non ti dà niente il vestito. Questo mi sa di no. Però sì. Vedi? Mi sono svegliata con questo, stranamente. Calza meraviglia. Allerta nemica 15% più bassa. Difesa, cosa levi? Allerta nemica più bassa, quindi ci rilevano con maggior difficoltà. Moneta. La moneta. L'albero, l'occhio, la moneta. La moneta. Non è che serve nei busti che c'erano prima? Cappello. Mi metti il cappello in testa. Che so? È l'unico posto dove dico. Ah, vedi che c'è! Non c'era prima! Benvenuta! Salva! Sì, però voglio anche il vestito. È sicuro, le munizioni le hai, prima di pensare allo shopping. La munizione, possiamo prendere una munizione di fucile. E poi però. Una pistola. Niente, più vestito. No, sì che posso. Sì. 12. Pensavo di più. Pensavo 18. Esaurito. Aspetta che prima metto il vestito e poi salgo. Però che brutto, adesso non è più vestita come personaggio. Vediamo. Sì, dalla poliziotta. Troppo bello sto vestito. Questo? Sì. Ma anche l'altro è carino, però sono due generi diversi. Beh sì. Ma questo cos'è che fa? Vediamo. 15% di difesa più ricarica veloce delle armi. Mica male. Quanto era l'alto di difesa? 15%. Ah, uguale. Quindi, devo fare l'altro. Welcome! Thank Salva! You. Thank you! Thank you! Ha doppiato lei questo personaggio. c'è più niente qua. Però c'è un'altra via nel tendone. C'è un'altra strada. Vai, vai. Prima che ride.
C'è qualcuno lì però. Eccolo. Fucile, fucile, conserva il fucile. Vai, già. Fucile. Sparagli già. No, la vicina al fucile, pompa. Non mi arriverà in faccia, eh. Dio Cristo. Ma allora. C'ha pure gli scudi. Eh sì. Beh, il primo colpo se l'è preso. Dai. Caeva. Due colpi, eh. Ma è grande. E paga anche tanto, tanta roba. I soldi. Era una specie di scimmia. Sì, con i tamburi, con i piattini. Chiusa, la serratura a forma di gabbia di uccello, ce l'abbiamo. Oddio! Ma cosa? C'è dentro un carion. Sto sognando. Ho una stellina in testa, guarda. Oddio! Oddio. Ma sì, ma si è spostata la porta! Cosa succede? Sei dormito. Oddio, che flip! Oh madonna, ti mangia. Oddio. Ma cosa sto guardando? Oh mamma mia. Non mi piace questa cosa. Un altro cappello. Devi prendere il cappellino. Tenete che ti mozzica. Oh no. È un boss, ragazzi, questo. È tutto perfetto. Dunque era tutta un'illusione. Impressionante. Ah. Pensa a te. Una scatola con delle decorazioni da circo. Se il fucile. Non c'è più niente. Guarda nella sedia cosa c'è. Questa pistola. Beh dai, mica male. Ok, abbiamo due cappellini. Mio Dio. Cacchio di pagliacci, porco. Che li odio. Ma chi li ha inventati? Un malato. Mamma mia. Ma chi piacciono poi? Infatti a me... cioè... Che sento? Li odiano. Porco. Aia. No, 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 no. Aiuto, aiuto. Io ti accompagno. Questo fucile, per favore. Vai. Non... minchia, quanto cazzo. Mi devo ricaricare, mi fa ricaricare, sto stronzo. Aia. Tu ci metti a morire. La porca puttana. Mettiti, Ok. Arriva, arriva. Aspetta, ricarica anche il fucile, per favore. Ok. Cos'è uno? È il colpo, purtroppo è un colpo, cioè un colpo alla volta sto fucile. No, usa la pistola. Devo curare. Ci metti 100 anni. Questo qua è veloce, non dico nella pistola. Infatti. Poi vai verso la porta. Sta arrivando. Schifo. Ma schiva! Dai, 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 dai. Ma lo sto colpendo perlomeno? Sì, boh. Che cacchio? Oh, dai. Vai, vai, vai. Guarda, guarda. Ma secondo me stiamo sprecando malamente. Sì, devi lasciarlo vivere. No, secondo me solo sta sperando. Allora devi lasciarlo vivere. Corri via e basta. Sto morendo, porco schifo, sto stronzo. Esci di nuovo dalla porta. Sarebbe già morto. Infatti, mi sembra strano. Se scrivi con i proiettili, mi ricordo. E vai a cagare. Via, via. Oddio. Mamma mia. La del velo nero, la donna col velo nero. Ma quindi c'è veramente. Hai lì. C'è un memo. Di imbalsamato. Lo so, non è il mestiere più gioioso del mondo. Non fissare l'orologio. Prova a dormire un po', forse puoi contare le pecore. Una bambola gigante che rappresenta una vecchietta dietro al vetro.
cappellino. Ecco. Dovrei mettere un cappellino a testa, quelli là. Secondo me? No. Sì. No. Era ovvio. Non ho più cure, Gle. No. Non ho più cure, non ho più niente. È un boss questo, allora. Era la vecchietta gigante. E adesso? Morirai con dolore. Per colpa di quello schifo là fuori, porco. Madonna, no. No. Questa cosa è terribile. Pensare a trovartela in fondo all'acqua. Madonna. La bambola è scappata. Mi sa. Che tempismo perfetto. Corri via. Corri, corri, corri. Non si può uccidere sto coso, quindi. Cavolo, oddio, è chiusa. Le pecore. Sì. E potevamo contare le pecore. Un orologio? Sì. 8 piccole e 10 grandi. È il numero, Michele, che dobbiamo mettere. No. Dell'orologio. Ma quello lì che è? Aiuto. Questo orologio è senza lancette, ma posso sentire il ticchettio. 8 e 10. Ma non abbiamo le lancette. Vabbè, io una cosa che direi di fare adesso è andare a vedere i tre busti, se possiamo metterci... I tre capellini. Dai, per forza con i capellini. Mm. Però in base a cosa, cioè... Sì, infatti. Esperta di biologia. Aspetta, biologia. Perché il fiore è verde. Giusto. Perché il fiore è verde. Infatti tra i fiori. Vai. Ecco il capellino per te. Sei invitata a me. Psicologia. Psicologia che cazzo? Psicologia delle stelle. Cos'era l'altro? No, c'era l'astronomo lì. Ah, cazzo, è vero. Mago Merlino. Giusto. Cos'è? Sarà giusto. Cos'è? Macchina di tortura. Mamma mia. Quelle palle lì ruotano, secondo me. Madonna. Prendi, no? Ah, salute. Certo. Bevitelo, bevitelo. Non lo voglio. Oh, yes, yes, yes. Someone new has come to have some fun. Invece avevi ragione. È quello che ha creato le bambole. Occhio, occhio. Occhio. Madonna. Arriva un pugno gigante. È lui, è lui. Ma come faccio esattamente? O devi stare un tempo. Ah, che botta, porco tu. No, non va. E sì, vai lì, però ti vai lì. Bene. Ok, devo far prendere i barili alle braccia sul muro. Vedi, appaio. Però non... Fammi alzare, proprio, sono in merda. Sta diminuendo. Cosa? La vita. Davvero? Aia! Non ti far prendere. Ah, è vero, diminuita, non so cosa ho fatto. Ah, ecco, sta diminuendo, è vero. Basta sparare. Ecco. Devi sparare. Lo sto odiando. Perché noi non lo vedevamo perché c'è la vignetta della infatti. Live. Aglia, pezzo di merda. Dentro, dentro. Puoi ricaricare. Dai. Maledetto. Spara! Guarda che è morto! Morire! No! Mi fa sa! Tento, tento, le braccia! No! Era anche lì! Mi faccio liberarmi!
Bel dio dei giochi aro. Ma raga, mi sta veramente diventando antipatico questo tipo, ve lo dico. Vai, vai! Vai, oh, corri! Ma vai a cagare! Ma è ancora morto, non ti farò dare. Pistola, pistola! Martellata! No! Tu farai la fine degli altri! Ovvero questo! Pezzo di schifo! Ma è un cazzo di vecchietto 80enne, cioè. Ma non ne tolgo niente con la pistola. Dai, che li va. No, occhio! Levati! Sto caricando. Levati, cioè corri più in là. Avanzare, pezzo di merda. Muori, bastardo. Oh, mia. Dai. Mi dai la... Ora si apre il pavimento. Mamma. E dun, hai sentito? Orologio, no, vabbè. Mancetti. Pulsometro! Cosa ho detto? Minchia, ma sei... Lo sapevi già? C'erano le righe. Qualcuno piscia. No, siamo due allagato. Vabbè, deve andare avanti il gioco o no? Siamo di sotto. Titanic. Guarda se non c'è qualche merda adesso qua, eh? Ma è sommerso? Ma no, c'è un po' d'acqua, basta forse. Ah, non è acqua. Che figata sta porta, bella. Di cosa c'è? Metterci la testa. E con chi? O qualcos'altro. E la Madonna. King Kong. È chiuso, la struttura a forma di pesce. Ecco. Detto fatto proprio. Chissà quale pesce. La sogliola. La sogliola. O la patriccia. O il branzino. O il branzino piccolino. Ho aperto la serratura, la porta è sbloccata. A chiavistello. Siamo sbucati qua. E adesso? Andare a salvare. Sì. E mettere il pulsometro, vediamo, sì, che cazzo ci fa. Secondo me è tradotto, veramente, cioè, pulso, le pulsazioni del cuore, sì, quindi pulso. Del cuore, è l'unica cosa che, cioè. Ho sbagliato porta. Ma... È tutto a posto. Eh sì. Perché parla la replici. È quella della vestita in nero. Sì. Kit medico, cos'è il pulsometro? No. Cos'è sta roba? Ha le lancette però. È cosa del tempo. Ah no, non è vero, non sono lancette. No. Vabbè, mettiamola a posto. Ma come no? Cos'è? Sei defeated, ecco. Well done. Grazie. Oddio. There, behind you. Ma che cavolo? Hello. No, you can blame me, to me. Yeah. But after you tried to kill me. Che schifo, cosa stai facendo? Come la fai in bocca? You don't look so bad. 2 ore, che la fai? Sciacco. Stavo bevendo. Poi ha dato il colpo, mi fa ridere. Ma quindi è morto l'altro, poverino. Okay. Però sono cose diverse. Modification. Oh. Dite magnetiche. Fili veloci. Cos'è sta roba? Lacca per la pelle. Trucco illusorio. Impianto ingranaggio. Impianto di ruote dentate di fili di ferro. Le cose sembrano più leggere. Andremo più veloci. Tipo... 10 di presenza di difesa di base, protegge la pelle contro i danni. Mi piace cambiare look ogni tanto, scopo unicamente cosmetico, usare davanti a uno specchio. Fili magici che ti portano fuori pericolo, attivare con il tasto speciale. Cioè se lo clicchi torni alla save room? Probabile. Le tue dita attirano le ruote dentate. Ah, non devi raccoglierle, ti assorbono. Figo.
Costano, costano un botto, però 50. Ricompensa disponibile. Anche il martello. Sì, ma ricompensa un cazzo, costano. Martello di quello, pietra dente. Una pietra formata come un dente. Potrebbe incastonarsi da qualche parte. Vabbè, salviamo. Cos'è questo? Ok. Oh yes. Welcome. Ah, posso cambiare, ok. È carino. Cos'è questo? Non lo vedo. Costume Idra. Non lo vedo, cazzo. Muta composta da migliaia di squame viscide. No. Il pulsometro. Il pulsometro sei andato. Eccola. C'ho ragione. Lei non esiste sul gioco. C'è da fare a cazzo. Aiuto. Arco 2. Comunque tantissimo. Ma se rientro non c'è più. Vero? Un fantasma che li persegue. Eh sì, eh. Le pecore erano 8 e 10, però qua sono 4 numeri. È vero, 8 e 10. Ragazzi, facciamo così. Per questo primo episodio è tutto. A me il gioco piace un botto. È figo. Dobbiamo solo molto carino. Sì. Dobbiamo solo ragionare sul codice e sul Cosodil, come si chiama? Questo, che non ho capito dove ficcarlo, perché sinceramente non ho capito dove metterlo, perché è un aggeggio medico teoricamente, anche se a me sembra strano, boh, a me sembra a questo punto. Quello te lo infili in un orecchio. Esatto. Non lo so, dobbiamo pensarci. Detto questo, ragazzi, niente, grazie per aver visto la live, ci vediamo prossimamente, poi la ricaricherò su YouTube, montata ovviamente con le parti migliori, e ragazzi, alla prossima, ciao.